Bella a tutti ragazzi e benvenuti, sono Mickey Mouse. Siamo oggi al terzo episodio di Airport SEO e dovevamo completare il terminal, fare un botto di roba e oggi andiamo avanti. Carichiamo l'aeroporto, c'è la signorina che mi parlava in sottofondo. Carica lavoro. No, allora ragazzi, ho fatto un po' di impostazione diversa. In realtà l'ho rifatto da capo ragazzi, dall'ultimo gameplay. Poi se non l'avete visto vi invito ad andarli a vedere tutti e due. Vi invito anche a mettere il like al video, commentare se volete una serie e guardare il video possibilmente fino alla fine, in modo tale che l'algoritmo YouTube insomma percepisca una certa attività. Allora, come dicevo, io l'ho rifatto da capo perché in realtà l'altra volta la pista d'atterraggio l'avevo fatta qua in questa zona alta. Il problema che ho notato è che poi dopo farne un'altra di pista d'atterraggio era un problema, perché lateralmente, come vedete, occupa tutto lo spazio, perché comunque c'è anche la pista di rullaggio e quindi un'altra laterale, cioè una qua centrale, due laterali non c'entravano, e un'altra è diciamo fatta sottostante quella, magari messa un pochino più nel mezzo della mappa, non ci sta perché poi ci fa il termine, ci fa tutta la struttura. Quindi questa secondo me è una delle poche maniere dove si può mettere dal lato destro al lato sinistro e inserirne in questa maniera due piste di atterraggio con il tempo. Poi un'altra modifica che ho fatto, che noi l'altra volta abbiamo fatto solamente una linea di gate, e con la strada per la manutenzione che passava sotto, in questo modo io ne ho fatti due, vedete, ho preso lo spazio per farne due file, una sopra e una sotto. Un'altra modifica che ho fatto è che la strada, come vedete, per diciamo, l'ho detto prima, ecco la strada di servizio, non mi viene la parola, la strada di servizio l'ho fatta in maniera diversa, perché in realtà qua finisce, perché questa è la strada che ti dà il gate, però a me non mi ci andava praticamente il lato cisterna, non mi ci andava, ma andava solamente sulla pista di servizio, ed era un problema perché poi, come vediamo, per fare diciamo trasformare l'aeroporto privato in aeroporto commerciale bisogna essere attaccati praticamente alla pista del gate. Quindi la pista di servizio l'ho fatta terminare qua, e poi vedete, ho fatto questa stradina per collegarla a quest'altra fila di gate, e questa piccola stradina qua l'ho aggiunta io nel mezzo, e anche mi sembra anche fatta abbastanza benino, perché vede, funzionale, è carina da vedersi e tutto. Quindi oggi cosa faremo? Oggi faremo tutto questo discorso qua. Andiamo avanti, questo l'avevamo già fatto altre volte, e trasformeremo il nostro terminal e i nostri aerei li trasformeremo grazie al nostro terminal con aeroporti, con gli aerei commerciali. Quindi noi dobbiamo fare tutto quello che serve per farci entrare le persone. Quindi dobbiamo fare due banchi da check-in piccoli, un terminal, e selezionare nel terminal una zona sicura con due banchi del checkpoint, ok. Poi un paio di controlli di sicurezza, posizionare un'uscita di sicurezza, un barco di imbarco vicino a ogni gate adiacente, per questo vanno fatti attaccati, e poi bisogna connettere i vari gate. Allora, intanto partiamo, facciamo prima a farlo che a dirlo. Allora, intanto facciamo i banchi per il, vediamo un po', check-in piccoli. Ok, che sono questi, zoomiamo, partiamo da qua e poi andiamo sempre più avanti. Ne faccio uno qui, poi vediamo bene la distanza, perché questo va fatto
in questa maniera qua, però non ho ancora messo la zona rossa, la zona sicura, io la chiamo la zona rossa. Zona rossa sarà tutta questa. Ok, zona sicura. E allora nella zona sicura faremo il controllo di sicurezza. Poi ogni controllo di sicurezza facciamo un po' di cecchine. Quindi magari ne facciamo 4. Poi in realtà ragazzi non ho provato, ne basterebbero due, però magari così io penso sia più veloce la cosa. Poi un'uscita di sicurezza, il controllo passaporti ragazzi per i voli internazionali, quindi al momento penso non ci serva. Uscita di sicurezza per far entrare e uscire la gente praticamente dalla zona di imbarco. La zona sicura è la zona di imbarco alla fine. Quindi la possiamo inserire, mettiamola in un punto che magari non dà fastidio. Cerchiamo, perché poi dobbiamo considerare che andrà fino in fondo. Quindi magari poi ne metteremo anche più di uno. Magari ne mettiamo uno qui. E uno qui sperando che poi non dia fastidio. Poi qui si potrebbero mettere le porte, magari mettiamo le porte sempre, tutto che sia lecito, perché qua ti spiega abbastanza cose, ma non veramente tutto tutto tutto, perché anche la posizione come metterle le devi un po' scoprire da sola alla fine. Poi, posizione al banco di imbarco vicino a ogni gate adiacente. Vediamo un po'. Banco informazioni, banco per l'imbarco. E va fatto. Che poi con tutti questi colori non ci si capisce nulla. Va fatto all'altezza del gate, molto vicino, anzi direi forse attaccato. Ne faccio uno per gate. Vediamo un po'. Ci ho azzeccato? Sì. Ok. Aspettiamo che costruiscano. Poi dobbiamo fare il bagno. Questo è l'ufficio, diciamo, per il personale. L'ho fatto abbastanza grande perché l'altra volta ho visto che tutti gli operai, noi abbiamo 120 operai che lavorano, ci andavano tutti dentro, più tutta la gente che assumeremo. Ok, allora lui dice già di connettere, in realtà non abbiamo il personale. Connetti gate. Va bene, a testa, ne faccio quello che mi dice lui, eh. Perché avrei fatto prima l'assunzione. Abilita i voli commerciali, apri e abilita la pista per uso commerciale. Ah, perché poi bisogna dire anche gate di fare un uso commerciale. Ok, mi dà un problema. Perché questa cosa qui me la dava anche l'altra volta quando provavo, diciamo, off camera. E il problema è che essendoci loro, essendoci i voli privati, non li può eliminare, li può convertire. Devono prima andare via gli aerei, praticamente. Devono partire, andarsene, lasciare il gate libero. Ecco, adesso che magari l'ho lasciato libero, ecco, vedete, l'ha cambiato. Ok. Quindi dobbiamo un attimino aspettare che si libera il gate. Questi non credo ci arrivano, oppure proveremo più avanti. Ok, io l'ho fatto. Apri, abilita la tua pista per uso commerciale. Però lui dice la pista, non il gate.
realtà. Quindi qui ripariamo. Voli commerciali. Ok, quindi dovrebbe fare tutti entrambi però, ok, e questo l'abbiamo fatto. Poi assumi 4. Ah, qui ce la fa un sacco di assunzioni, quindi prendiamocela comoda. Personale, mettiamo in pausa. Allora, vuole 4 addetti al servizio passeggeri. Comunque a me, ragazzi, piace che sia così, diciamo, particolareggiato. Delle volte anche forse magari può sembrare noioso fare le assunzioni, fare i contratti, ma invece è carino perché è molto realistico. Allora, 4 addetti al servizio passeggeri. Allora, noi avevamo l'altra volta preso 3 amministratori, 2-3 amministratori per fare, per convertire l'aereo a scopo privato. Anzi, ah no, era per convertirla a scopo commerciale, perché poi queste cose vanno anche studiate, non ce l'ha di default. Quindi assumi addetto al servizio passeggeri. Allora, questi che hanno la barra totalmente verde sono i migliori, ma costano anche di più. Vabbè, vedremo. Assumi. E più si spende, qua meno si guadagna. Non so che è banale dirlo, ma quanti assunti? 4, 5? Sicurezza. Poi anche agenti di rampa vuole. 1, 2, 3. Però mi tocca assumere della gente. Vabbè, 4. Poi sicurezza. 1, 2, 3, 4. E ok, poi addetto al servizio passeggeri può gestire il banco di informazioni e check-in. Gli agenti di sicurezza lavorano al controllo di sicurezza, scansione dei bagagli. Gli agenti di rampa gestiscono il turnaround degli aerei, il movimento dei bagagli. Gli inservienti e i tecnici manutentori si occupano della pulizia e delle piccole riparazioni. Però i tecnici lui non mi dice di prenderli. Dottor direttore strategia, tecnico manutentore, ne prendiamo dai almeno due. Poi l'inserviente, ne prendiamo due, dai, su. Prendiamo quella roba che anche se non ce lo chiede. Attendi l'arrivo del personale. Va bene, attendiamo. Vediamo se arrivano. Ma ci avevate. Allora, l'altra volta andavate all'ufficio a rompere le palle, ora che vi ho fatto l'ufficio grande non ci vanno. Agli HD. Arrivano sti dirigenti. Qui mollate il colpo, ragazzi, che cambio il nome del gate, cambio. No, non lo mollate il colpo, sta 20 anni sono lì. No, e non si muovono. Dai che dobbiamo trasformare il gate, su. Siamo a 1.400.000 euro, abbiamo cominciato con 3, quindi abbiamo speso un bel po'. Siamo a meno 1.200 ancora, eh. Che è successo qua? Analisi del percorso fallito? Allora c'è una nuova. Qual è il problema? Perché non c'è il marciapiede? Avevo lasciato una striscetta d'erba come. È erba, ragazzi, non è acido. Non c'è la lava. È sempre una nuova, no? Volete il marciapiede fino in fondo? L'asfalto proprio fino alla fine dei giorni volete, eh? Mamma mia, natura proprio zero, eh. Via. Poi qua, anche se non l'abbiamo fatto, si poteva aggiungere delle pensiline, che non era male. Mentre loro aspettano e si fanno i cavoli loro.
c'avete l'ufficio, porca boia. Andate nell'ufficio. Adesso. Ma scusa, perché adesso andate che non è ancora pronto? Ancora non c'è il marciapiede. Ah, questo è un fatto. Allora, se non hanno il marciapiedino non vanno. Una paura. Poi faremo tutta anche l'illuminazione. Ah, vedete che hanno occupato praticamente tutti i posti che io ho fatto. Adesso arrivano anche loro. Che fanno? Dove vanno? No, stanno facendo il marciapiede. Ah, questi aerei non lo so, ma non è un robi vecchi l'aeroporto. Levatevi. La notte non viaggiano. Hanno paura. Giustamente, essendo un aeroporto, l'aeroporto cieco, cioè per non vedenti, di notte hanno paura, perché è notte buia. E che giorno no? Vabbè, comunque, poi ci va anche, a me sto buiume mi dà anche fastidio, a proposito dei non vedenti. Vediamo un po', abilita il servizio agenti di rampa. Oh, operazioni. Servizio agenti di rampa. Eccolo qua. Ok. Abbiamo fatto. Poi firma un contratto con la compagnia aerea. Andiamo, subito, subito voglio firmare. Subito. Economia personale. Economia aerea. Allora, abbiamo la Havana e la Trinity, che sono una delle due migliori, assolutamente faccio Havana. Posso anche, se ne firmo due, che male c'è. Assicurare avere un gate aperto che accetti voli commerciali, e ce l'abbiamo per ora uno, perché qui è notte da 20 anni. Va bene, ok, quindi noi abbiamo assunto tutti. Ora ci siamo, finalmente pronti ad accettare il primo volo commerciale e dare il benvenuto ai primi passeggeri. Prima di tutto dobbiamo firmare un contratto con una compagnia aerea, quindi la compagnia aerea ci offrirà i voli che potremmo programmare nel nostro pianificatore di volo. Oh, carina sta cosa. Completa il progetto RS unità di pronto intervento. Costruisce una stazione di pronto intervento. Costruisce la stazione di polizia aeroportuale, la Madonna. Acquista un'auto di polizia aeroportuale, un camion dei pompieri, un'ambulanza, un aereo. E poi che cacchio vuoi? Se un aereo è danneggiato deve essere riparato nell'hangar. Ah, pure l'hangar. E dove lo ficco l'hangar adesso? Collegala alla via, a una via di rullaggio. La via di rullaggio è piena perché questa va riempita tutta, porca boia. Va bene ragazzi, anche qui è un fottio di roba da fare. Quindi noi lo faremo nel prossimo episodio. Quindi questo episodio abbiamo visto come rendere un hangar commerciale. Abbiamo assunto un po' di personale. Qui ho modificato, ci ho fatto il bagno interno, ma tanto appena l'ho fatta con esterno, solo una sciccheria. E nel prossimo episodio portiamo avanti tutta questa introduzione. E comunque ragazzi, vi ripeto, se volete una serie ditemelo, perché poi io ho finito il tutorial. Se è vero che non c'è interesse, mi fermo, diciamo. Però è un gioco che secondo me merita, piace, quindi un po' mi dispiacerebbe. Io intanto vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo il like sul canale, di iscrivere, Twitch, Instagram e Discord, ragazzi, sono tutti i link in basso. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!